Le prove di efficienza fisica consisteranno nell'esecuzione di 3 esercizi obbligatori e di 1 facoltativo. Il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità di seguito indicati anche in uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della competente commissione e quindi l'esclusione dal concorso. Il mancato raggiungimento dei parametri di idoneità di seguito indicati nell'esercizio facoltativo non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quello facoltativo determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica. Corsa piana 2000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Sarà cronometrato il tempo impiegato. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2000 metri entro il tempo massimo di 9 minuti e 30 secondi se di sesso maschile, 10 minuti e 45 secondi se di sesso femminile. In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell'idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, come indicato nella tabella in allegato al bando di concorso. Piegamenti sulle braccia. La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo. Unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi. La posizione di partenza è a braccia distese, con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso. Un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ridistendono completamente. Il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino durante l'intero movimento. Salto in alto. È ammessa qualsiasi tecnica, superamento frontale, ventrale o dorsale, purché lo stacco venga effettuato su un solo piede d'appoggio. Sono consentiti massimo 2 tentativi. Trazioni alla sbarra. Prova per la quale non è richiesto il raggiungimento del parametro minimo per il superamento della stessa. Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione retta di fronte all'attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso il viso, con un passo largo leggermente superiore alla larghezza delle spalle, rimanendo sospeso da terra con le braccia completamente distese. Al fine di ritenere la trazione valida, il candidato deve trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione iniziale. Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l'esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra sia all'inizio della prova che durante l'esecuzione della stessa comporterà l'interruzione dell'esercizio e, pertanto, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.